In quest'ultimo fine settimana del mese di aprile si disputerà il 35esimo turno di Serie A. Ci sono molti incontri importanti, ma spicca su tutti il derby della Lanterna Sampdoria-Genoa che regalerà punti importanti in ottica salvezza. In questo video ti farò vedere tutti i miei 10 pronostici sulle 10 gare del fine settimana di Serie A, le mie due terzine da 3 e 5 volte la posta e le migliori singole che fanno parte appunto del mio investimento su come investire sulla Serie A. Se ancora non mi conosci, mi chiamo Luigi, sono un financial betting advisor e mi occupo di scommesse sportive creando e gestendo dei piani di investimento a medio e lungo termine nel settore del betting online. E detto questo, andiamo subito nel vivo del video con la prima parte di questo filmato appunto che parla della 35esima giornata di Serie A del fine settimana. Prima parte di video nella quale andremo velocemente a fare il punto sulla nostra Serie A. Siamo giunti alla 35esima giornata con la 34esima che si è conclusa lunedì sera con il successo della Juventus sul campo del Sassuolo per 2-1. Poi abbiamo gli altri big match importanti per la lotta scudetto, terminati 2-1 per il Milan contro la Lazio e 3-1 dell'Inter contro la Roma, giocata appunto la gara sabato pomeriggio alle 18. Poi abbiamo, per quanto riguarda la lotta per Champions, Europa League e Conference League, l'Atalanta, l'unica delle quattro pretendenti al quinto e sesto posto, che ha vinto 3-1 sul campo del Venezia, con la Roma che ha perso appunto con l'Inter, la Lazio con il Milan e la Fiorentina sul campo della Salernitana, con la Salernitana che comunque ha la terza vittoria consecutiva e sta cercando disperatamente di salvarsi dopo una stagione veramente, diciamo, costellata da moltissime sconfitte. Infatti la classifica, come puoi vedere, abbiamo il Milan e l'Inter già qualificate per la prossima Champions League. Primo il Milan 74 punti, l'Inter 72, Napoli 67, che ormai è fuori dalla lotta a scudetto, ma manca qualche altro punto per almeno cercare di centrare il terzo posto e quindi la posizione per la prossima, un posto per la prossima Champions League. Abbiamo la Juventus 66, Roma, Lazio, Fiorentina, Atalanta che si danno battaglia sempre per il quinto e sesto posto. E poi abbiamo, per quanto riguarda la lotta salvezza, la Salernitana che ha fatto un bel salto in avanti con 9 punti nelle ultime 3 gare, arrivando a 25 punti, in pari punti con il Genoa che ha vinto appunto l'incontro contro il Cagliari negli ultimi finali, e il Venezia che è ultimo a 22 punti. Per quanto riguarda invece questa 35esima giornata, lasciando appunto i recuperi della 20esima giornata che si sono disputati appunto mercoledì, abbiamo praticamente due gare alle 15 di sabato, Cagliari alla Sverona e Napoli Sassuolo, via via tutte le altre in programma, che si chiuderà praticamente il 2 maggio, lunedì 2 maggio, con Atalanta Salernitana. Quindi per vedere le migliori quote vado sul sito eurobet.it. E appunto, come ho appena detto, abbiamo Cagliari alla Sverona con la gara da tripla, come puoi vedere l'1-2-50, l'X a 3-35, il 2-2-75, il Napoli che cercherà il riscatto contro il Sassuolo con l'1-1-47, anche qui buono l'over 1-45 e il gol 1-60. Poi il derby della Lanterna, Sampdoria-Genoa, molto molto equilibrato, per me da tripla, ma punterò l'attenzione sulla doppia chance 1X. Spezia-Lazio, anche qui la Lazio, e lo Spezia non è da chiedere niente al campionato, la Lazio proverà a fare qualche punto per un piazzamento in Europa League, per me ci può stare il gol 1,75. Per quanto riguarda poi domenica 1 maggio abbiamo lo sbilanciatissimo Juventus-Venezia con l'1-1,20, Empoli-Torino anche qui gara da tripla ma da gol, col gol a 1,65, Milan-Fiorentina, Udinese-Inter che giocano in differita, la prima non in contemporanea, la prima alle 15 per la seconda alle 18. Chiude la domenica sera il match Roma-Bologna con Roma favorito, ma che comunque giocherà a cavallo tra le gare di Conference League contro il Leicester. E poi abbiamo l'ultima gara, Atalanta-Salernitana con l'1-1,25, anche se io, come dirò tra poco, non mi fido di questo segno così basso, visto che Atalanta spesso e volentieri subisce gol, mi andrò a giocare il gol che arriva a 2,10 volte la posta. Detto ciò, passo a farti vedere la slide che praticamente riepiloga tutti i 10 pronostici per queste 10 gare della 35esima giornata. La 35esima giornata inizia sabato pomeriggio alle 15 con gli incontri Cagliari alla Sverona e Napoli Sassuolo. Il Cagliari ha bisogno di punti dopo aver perso lo scontro salvezza con il Genoa la domenica scorsa all'ultimo minuto, e contro la Sverona possono arrivare. La doppia 1x è quotata 1,42. Il Napoli, dopo la figuraccia di Empoli e lo scudetto ormai sfumato, dovrà rialzare la testa e battere un Sassuolo che non chiede più niente al campionato. Servono i 3 punti e una prestazione maiuscola a suon di gol dei partenopei, quindi l'over 2,5-1,45 non dovrebbe tardare ad arrivare. Alle 18 al Marassi ci si gioca la Serie A, visto che c'è il derby Samp-Genoa. I blucerchiati devono assolutamente sfruttare questa gara, che è alla loro portata, visto che poi il calendario non riserverà trattamenti di favore. Si proverà a bissare il 3-1 dell'andata e la quota migliore è la doppia chance 1x, che arriva a quota 1,44.
Alle 20.45 c'è uno Spezia-Lazio difficile da leggere. I biancocelesti vengono dal KO contro il Milan con lo Spezia che ormai è salvo. Entrambe le squadre giocheranno a viso aperto e senza il freno a mano tirato, quindi mi aspetto almeno un gol per parte con la quota del gol che è di 1,75. Il lunch match domenicale è Juventus-Venezia. Con i tre punti i bianconeri si assicurerebbero il quarto posto e la partecipazione alla Champions League del prossimo anno. L'1-1,20 è troppo basso, ma aggiungendoci il multigol 2-5 la quota arriva a 1,46. Alle 15 troviamo due gare molto interessanti da seguire. Iniziamo da Empoli-Torino con le squadre che sanno fare bel calcio e regaleranno spettacolo con il gol che si lascia preferire a uno dei tre segni alla quota di 1,65. Poi abbiamo un Milan-Fiorentina che promette battaglia. La Viola al San Siro fermò l'Inter sull'1-1, ma se i rossoneri vorranno mettere un po' di tensione all'Inter in chiave scudetto dovranno fare una prestazione maiuscola. La combo 1x più under 3,5-1,60 racchiude molti possibili risultati. Alle 18 l'Inter se la vedrà con l'Udinese. Mi aspetto una gara simile a quella di La Spezia, con l'Inter che gestirà l'incontro portando a casa i tre punti. Il 2-1,57 è tutto sommato giusto. In serata c'è Roma-Bologna. I gelorossi affronteranno questo match non con grande entusiasmo, visto che ormai il quarto posto si è allontanato e che daranno importanza alla gara di Conference League di giovedì prossimo contro il Leicester. Un pronostico particolare è l'under 2,5 squadra casa più under 1,5 squadra ospite, che arriva a 1,70 volte la posta. Chiude la giornata Atalanta-Salernitana. Dell'1-1,25 non mi fido proprio, con i salernitani che stanno tentando una vera e propria impresa che si chiama salvezza. In casa l'Atalanta non sta fornendo delle prove convincenti e potrebbe subire gol ancora una volta. L'esito gol arriva quindi a 2,10. Terminata l'analisi di giornata, passiamo ora alla seconda parte del video, quella dedicata al mio investimento sulla Serie A. Seconda parte di video dedicata al mio investimento sulla Serie A e non poteva mancare il mio foglio di lavoro Excel dove sto tenendo conto di tutte le mie sessioni di investimento su questo nostro campionato nazionale. La 34esima sessione di investimento si è conclusa con il segno più, visto che su 10 pronostici selezionati, che ti consiglio appunto nel video precedente a questo, ne ho vinti ben 5. Quindi 5 vincenti, 5 perdenti per un profitto di 55,76 euro, visto che ho puntato 180 euro e ne ho vinti 235,76, per un rendimento che scende ancora in negativo a meno 342,89 euro. I pronostici vincenti la volta scorsa sono stati l'1 più multigol 2-4 di Inter Roma, poi abbiamo il risultato esatto a gruppi 1-2, 1-3, 1-4 di Venezia-Atalanta con Atalanta che ha vinto 3-1. Poi abbiamo i due pronostici sbagliati per quanto riguarda Empoli-Napoli, dove io pronosticavo 2 più multigol 1-4 e l'handicap X, quindi Napoli che potesse vincere con 2 gol di scarto, così non è stato, quindi qua ho perso interamente la puntata di 40 euro. Poi mi sono rifatto parzialmente con il match Lazio-Milan, dove pronosticavo l'X 2 più under 3,5 e ho vinto 2 pronostici su 2 con la gara Sassuolo-Juventus, dove davo come pronostico base 1x2 più multigol 2-4, 28 euro vinti 47,60 e l'handicap X, quindi ho detto se la Juve vince l'incontro lo vinceva con un gol di scarto, così è stato, la gara è finita 2-1 e ho vinto 46,80 euro puntando 12 euro sull'handicap X, quindi vittoria con un gol di scarto dei bianconeri. Per questo fine settimana mi sono concentrato solamente sui 4 incontri delle squadre top di questa serie. Abbiamo Juventus-Venezia dove andrò a puntare l'1 più multigol 2-4, ci andrò a puntare 63 euro e il risultato finale 3-0, visto che per me la Juventus vincerà bene questo incontro, non ha ancora fatto per 3-0, non ha ancora mai vinto contro i gol di scarto in questa stagione, quindi andrò a puntarci 63 euro, magari coprendomi anche con un 2-0 o un 4-0, andrò a puntarci poi 27 euro sul risultato finale esatto 3-0, che quota intorno al 7,50 volte la posta. Poi abbiamo l'incontro dell'Inter, il 2 più multigol 1-4 dove andrò a portarci 56 euro e l'handicap X con 2 gol di scarto, quindi mi aspetto come detto prima una gara simile a quella che ha vinto contro lo Spezia, quindi magari un bel 1-3 che mi accontenterebbe, che quindi farebbe vincere sia la combo bet che l'handicap X. Per quanto riguarda Milan Fiorentina mi aspetto comunque un incontro molto tirato dove si segneranno pochi gol, con il Milan che non proverà, non tenterà di perdere questo incontro. Un x più under 3,5, 28 euro andrò a portarci. Poi se il Milan dovesse vincere l'incontro lo farà per me con un gol di scarto, quindi 12 euro sull'handicap X. E chiude Napoli-Sassuolo con il multigol 3,5 che arriva a 1,75 volte la posta, ci andrò a puntare 21 euro e andrò a puntare qualcosa in meno sul multigol 4,5 che per me arriva a una quota di oltre 2,50 volte la posta. E per me la gara può anche terminare con un bel 3-1, quindi magari finisse così prenderei sia il multigol 3-5 che il 4-5.
Quindi praticamente abbiamo un totale di puntata pari a 240 euro e sperando di almeno di centrare il pronostico base su tutte e quattro le gare per continuare a recuperare la situazione dopo il bilancio, dopo due bilanci positivi della 33esima e 34esima sessione di investimento. Detto ciò, possiamo passare tranquillamente alla terza parte di video, nella quale vi farò vedere le mie due multiple da 3 e 5 volte la posta con i migliori pronostici appunto di questa nostra serie. Terza ed ultima parte di video, quella dedicata alle mie multiple da 3-5 volte la posta, che praticamente le ho scaturite analizzando tutti i match di questa 35esima giornata e costruendo appunto una terzina multigol da oltre 3 volte la posta e una quartina da 5,33 volte la posta. Ve le faccio vedere tutte e due nelle prossime due slide. Per la terzina multigol mi sono focalizzato sulle quote dei multigol squadra a casa dei match Napoli-Sassuolo, Juventus-Venezia e Milan-Fiorentina. Per il Napoli e la Juventus ho selezionato il multigol casa 2-4 alle quote di 1,52 e 1,46, visto che si preannunciano due incontri d'over 2,5 con i padroni di casa che proveranno a mettere a segno del vero e proprio goleale. Per il Milan invece mi aspetto che possa fare al massimo due gol ad una Fiorentina capace di tenere botta contro le grandi di questa Serie A. Quindi ok il multigol casa 1-2 a 1,52 per una quota totale che arriva a 3,37 sul bookmaker Eurobet. Passando alla multipla da 5 volte la posta, ho scelto l'1x del derby Samp Genova 1,44, l'1 più multigol 2,4 di Juventus-Venezia, l'1x più under 4,5 di Milan-Fiorentina e il 2 secco dell'Inter 1,57 contro l'Udinese. Le motivazioni le ho fornite precedentemente e penso che questi 4 pronostici non siano impossibili, con la quota totale che arriva a 5,33 volte su Eurobet.it. Ed anche per questo video siamo giunti alla fine. Ti ricordo che il prossimo appuntamento con l'ennesimo episodio di questa serie sarà per mercoledì 4 maggio, dove andrò a parlarti appunto del 36esimo turno di Serie A. Se questo video ti è piaciuto lascia un bel like a sostegno del mio canale e fammi sapere anche con un commento qui sotto cosa ne pensi dei pronostici che ti ho fornito in questo video. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale e attiva anche la campanella per rimanere aggiornato su tutti i prossimi contenuti video che caricherò da oggi in avanti e che parleranno di calcio e betting in generale. Grazie del tuo tempo e noi ci vediamo nel prossimo video.